Io credo che il Palermo ha 2 risultati su 3, ma questo non so, è un vantaggio, sì, ma forse solo apparentemente, perché comunque la partita va giocata e preparare le partite per pareggiarle non so quanto è conveniente. Io quindi credo che loro l'abbiano preparata al massimo per vincere. Se nella loro testa io credo che scatti qualcosa, che anche il pareggio può andare bene, a noi fa comodo, perché una squadra che gioca per pareggiare, secondo me, il gol lo prende. E quindi è un'arma a doppio taglio, è una partita, va giocata, le partite vanno giocate, si parte dallo 0-0. Le motivazioni credo che siano alte da parte di tutte e due le squadre, quindi è una partita che, come diceva Gaetano, si deciderà dagli episodi. Dovremmo essere bravi a stare lì sul pezzo, a battagliare, a rimanere equilibrati, con grande sicurezza in noi stessi, rimanere molto concentrati, insomma fare una partita tosta, quello che mi aspetto. Io sono convinto che noi potremo far bene perché nell'ultimo periodo abbiamo molto entusiasmo, abbiamo birra nelle gambe e ci siamo preparati bene. Ci siamo preparati bene, quindi siamo carichi, insomma, questo è il messaggio che voglio mandare. Dovremmo essere bravi a non subire gol, perché subire un gol significa che poi ne devi far due. La nostra idea è cercare di fare un gol più di loro e questo è un mantra che nell'ultimo periodo gira nel nostro spogliatoio, cercare di fare un gol più degli avversari. L'insidia è che potremmo chiuderci troppo, potremmo essere troppo bassi. Adesso non lo so quale insidia potrà portare la partita. È una partita, io credo che sia un po' complicata per tutte e due le squadre perché vivono un momento di forma tutte e due le squadre. Dovremmo affrontarla semplicemente al massimo dei nostri giri e rimanere equilibrati. Come ho detto prima, il fatto che non ci sia il pubblico per noi è un vantaggio, assolutamente. Non possiamo esimerci da questo dato. È un vantaggio per noi perché è uno stadio importante. Abbiamo tanti ragazzi giovani in squadra. Anche se giocare con i tifosi lì sarebbe stata un'emozione forte per i nostri ragazzi, perché giocare con 10-12 mila persone, insomma, per un giocatore giovane è qualcosa di importante. Un po' dispiace, però un po' siamo contenti perché ci giochiamo la partita, anche se credo che un po' di pubblico ci sarà.